nessuno ci vieta di farlo sulla lavatrice vestiti da Batman e da Wonder Woman, il catechismo non lo vieta, però una cosa importante è che il rapporto deve essere vero e completo, quindi alla fine il seme deve andare dove deve andare. Uno, due. Tu hai tradito? Mai. Ma perché lo ritieni un valore, la fedeltà, o perché non si è presentata? No, perché non si è presentata l'occasione. Non si può dire non lo farò mai perché lo vedo come un valore. Non può limitare le sue esperienze a una persona sola per poi arrivare a 50 anni, avere la crisi e divorziare. Sono fidanzata da 2 anni e abbiamo vissuto un fidanzamento in castità e adesso ci sposiamo l'anno prossimo. Si può arrivare ad una ritualizzazione sadiana e si può restare a una... ti metto una benda sugli occhi. Il movimento gay qui in Italia è un movimento che è impunito come i bambini, che possono fare tutto quanto, possono andare in giro vestiti di piume per strada. La Chiesa accoglie tutti. Il problema di accogliere tutti non significa che allora ognuno, una volta entrato nella Chiesa, fa quello che vuole. Quando talvolta dice a una persona, dice, ma chi è il cristiano? Diciamo, il cristiano è uno che non fa il male, è uno che non fa questo, è uno che non fa quest'altro. Ci abbiamo un'idea così moralistica del cristianesimo, che è una cosa impressionante. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà.